Noi siamo di solito abituati a pensare a una salumeria in un posto in cui voi entrate e comprate il salame. Eh, io entro, vedo che c'è il salame, il salame costa 10 euro. Eh, quanto salame vuole, me ne dia un chilo, bene, compro un salame ed esco. Eh, allora voi pensate che un giorno voi entrate nella vostra salumeria di, di fiducia? E non siete molto soddisfatti dei prezzi che vi fa questo salumaio, perché vedete che sono dei prezzi che a volte sono eccessivamente elevati o eccessivamente bassi. Allora voi al salumaio dite, senti facciamo un accordo. Eh, io sto facendo un corso di finanza aziendale con il dottor Tomasini e ehm, lui mi ha spiegato cosa sono i mercati di scoperti, per, mercati che prevedono un mercato di scoperto, una liquidazione differita. Che cos'è la liquidazione differita? Vi chiede Salumaio. Io dice guarda, li, liquidazione differita è, è, è facile perché è una liquidazione è, che viene fatta è, in un particolare momento. E, e viene fatta per differenza. Come Salumaio mette sulla difensiva, sì, diciamo, cos'è la liquidazione per differenza? Guarda, è semplice. Noi ci mettiamo d'accordo che i conti li facciamo alla fine del mese. E questi conti non li regoliamo con la consegna del salame. Li regoliamo per differenza. Diciamo ma come per differenza, i conti le facciamo. Ma è semplicissimo. Io vengo all'interno della tua sonomeria, il primo del mese, io ti posso comprare un salame a 10. Però alla fine del mese, quando facciamo i conti, lo andiamo a regolare con il prezzo dell'ultimo del mese. Esempio, io ti compro un salame a 10. Siccome lo regoliamo per differenza, o io te lo rivendo prima della fine del mese, e quindi alla fine del mese tu mi accrediti o mi addebiti il saldo monetario, d'ufficio se io non prendo la decisione tu prendi il prezzo dell'ultimo del mese per chiudere la posizione. Quindi diciamo alla fine del mese non avviene la dazione del salame, non è che io do a te un salame o tu dai a me un salame, lo regoliamo per differenza. Allora, incautamente solo Maio dice "Va bene, tu mi compri il salame quando vuoi all'interno del mese". O decidi tu di rivendermelo entro la fine del mese in modo che alla fine del mese ci sia un saldo, dato dalla variazione del prezzo positivo o negativa rispetto all'acquisto, o io in ogni caso prendo il prezzo dell'ultimo del mese, con quello faccio i conti e tu mi dai la differenza in moneta. Se il vostro Salumaio, che ovviamente non ha seguito il corso di finanza aziendale del dottor Tomasini, il dottor Dall'Olio, vi dice di sì, <ride> allora voi siete, avete già la, 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 la mannaia in mano per, 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 per amputargli le mani. Perché? Perché andate da lui e dite, siamo al 2 del mese, tu hai messo fuori un prezzo del salame di 10, che secondo me è eccessivo. Secondo me questo prezzo da adesso alla fine del mese scenderà a 8. Quindi io non te lo compro ma te lo vendo, Dici, ma come me lo vendi? ma tu non hai un salame, tu di mestiere fai il professore università. no, caro il mio salumaio tu con me hai fatto un contratto in cui ti impegni a regolare per differenza alla fine del mese le posizioni quindi perché io ti devo solo comprare? io ti posso anche vendere un salame il 2 del mese se io penso che il 2 del mese quel salame costa troppo perché alla fine del mese costerà 8, quindi 10 non mi va bene, è troppo caro, io ti vendo il salame, che tanto non te lo devo consegnare perché facciamo i conti alla fine del mese, no? Io ti vendo il salame il 2 del mese e poi il 30 del mese mi presento da te e te lo ricompro, quindi io te lo vendo a 10 il 2 del mese e te lo ricompro a 8 il 30 del mese e tu a, a me dai 2 euro il 30 del mese, perché non importa... Cioè noi quando compriamo e vendiamo abbiamo sempre la sequenza logica, prima compro, poi vendo. Ma se io tolgo la consegna e stabilisco che i conti li faccio alla fine del mese, io posso vendere a patto che ricompri entro la fine del mese. Una liquidazione differenziale a termine dei contratti significa che io posso assumere indifferentemente operazioni long e operazioni short. Cosa significa? Significa che io quando... Mangio la pasta asciutta a mezzogiorno e ascolto i telegiornali, c'è cioè, crollo di borsa, la borsa ha perso il 10%, sono stati bruciati 100 miliardi, no? sotto l'informazione più becera che abbiamo in Italia, parla in questo modo, no? racconta e cresce bruciati, in realtà non hanno bruciato assolutamente niente perché hanno bruciato i soldi di quelli che erano lunghi, ma di quelli che sono andato short eh, non li hanno bruciati, quelli si sono ingrassati. Cioè, L'operatore professionale di borsa eh, guadagna con la volatilità dei prezzi, cioè quando i prezzi hanno delle forti escursioni, non solo a rialzo ma anche a, ri a ribasso, l'operatore guadagna. Perché? Perché ha la possibilità di andare short o con i derivati o semplicemente vendendo con liquidazione differenziale a termine un prodotto finanziario. Okay? Quindi bruciato niente, cioè eh, 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 l'operatore di borsa sorride felice quando la borsa ha delle forti escursioni che guadagna molto. L'operatore di borsa piange ed è triste e depresso quando la borsa non si muove. È stabile. Okay? Quindi la mentalità del professionista è che viva la volatilità. La mentalità del non professionista, oddio la volatilità, che cosa succederà? O almeno, c'è la volatilità buona quando i prezzi aumentano, ma la volatilità può essere cattiva quando i prezzi diminuiscono. Non è vero, se i prezzi diminuiscono, diminuiscono anche molto, se voi vendete short all'inizio del mese il salame è 10 e lo ricomprate a 5, alla fine del mese avete guadagnato 5, cioè la liquidazione differenziale a termine fa sì che voi possiate comprare e vendere senza avere disponibilità del salame. Ok, quindi è un mercato di scoperti perché? Perché è un mercato basato sulla fiducia nell'operatore di ripagare e di assolvere i suoi impegni. Poi c'è tutta una serie di, di diciamo di, di meccanismi legali che vi permette di fare questo. Quindi andiamo a, spiega a spiegare la psicologia del supporto. Allora, eh, dove c'è la freccia c'è un massimo, vedete che queste sono le, le barre che sono il cuore dei grafici. Una barra è, è la, la rappresentazione grafica del movimento dei prezzi eh, nel, eh, nell'unità di tempo. Quindi la barra tipicamente è, è fatta così, voi avete l'apertura che è il primo prezzo delle contrattazioni di borsa e avete la chiusura che è l'ultimo prezzo delle contrattazioni di borsa. Ovviamente questo è il minimo della contrattazione di borsa in quell'arco temporale e questo è il massimo. Ovviamente se voi prendete le barre a un minuto le, le vedete eh, muoversi in questo modo, una barra al minuto, vedete l'apertura all'inizio del minuto e poi i prezzi iniziano a oscillare creando un massimo, creando un minimo, oscillano, 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 poi alla fine del minuto c'è l'ultimo prezzo, è la chiusura, poi inizia una nuova barra apertura e i prezzi iniziano di nuovo a oscillare, oscillano, 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 oscillano per un altro minuto. E poi all'ultimo secondo l'ultima contrattazione. Okay? Queste sono le barre. Se le barre sono colorate nel loro interno, per cui sono bianche, si dice il corpo della barra, vuol dire che una barra rialzista buona, bianco buono. Se invece una barra è ribassista viene colorata di nero. Queste vengono chiamate candele giapponesi, che è una delle più grandi truffe dell'analisi tecnica perché i giapponesi non le facevano così, comunque ne ved lo vedremo tra poco. Ecco, questo diciamo è il modo di rappresentazione dei prezzi sul grafico, le barre o le candele giapponesi, ce ne sono poi cento di modi di rappresentazione dei prezzi, eh, noi vediamo quelli che sono i principali. Bene, allora eh, noi arriviamo in questa situazione, noi vediamo che qua c'è un massimo, no? Eh, noi abbiamo una, una, un massimo e abbiamo qualcuno che è stato così fortunato ad avere venduto qua in questo punto. Vedete questo punto qua. Poi i prezzi scendono. Ma questa persona è un venditore short, quindi lui ha venduto a 20.900, vedete qua ci sono i prezzi sono barre giornaliere, lui il 6 settembre ha venduto a 20.900 e i prezzi sono scesi fino a 20.598. Che bellezza! Lui ha venduto de facto a 21.000, è sceso a 20.500, quindi lui si può ricoprire, si dice così quando sei scoperto, ti ricopri, cioè chiudi la posizione short, a 20.500, prendendo la metafora... Eh, Uh, precedente eh, il nostro venditore di salame ha venduto un salame a 21.000 il, il prezzo del salame è crollato a 20.500 quindi da 21.500 a 20.500 ha guadagnato 500 e quindi è inutile poi succede un fatto inaspettato i prezzi rimbalzano e vanno a 21.000 il nostro operatore che ha venduto shock a 21.000 si trova in una situazione di super giù di pareggio, no? Quindi lui ha l'eccitazione di poter dire che ha guadagnato. Poi adesso l'eccitazione è scomparsa e iniziano le preoccupazioni, scenderà o salirà, scenderà o salirà, scenderà o salirà, boom, sale, i prezzi vanno a 21.200. A 21.200 il nostro operatore che cosa fa? Inizia a perdere soldi. Perché? Perché lui ha venduto a 21.000 ma i prezzi sono a 21.200, quindi se la fine del mese cade adesso, se io ho venduto a 21.000 e la fine del mese cade adesso e i prezzi sono a 21.200, quanto sto perdendo? 200. Ci siamo? Cioè se il salumaio arriva al 30 del mese e vede che i miei prezzi sono a 21.200 e io ho venduto a 21.000 all'inizio del mese, lui mi chiude la posizione a 21.200 perché alla fine del mese e perché questo è l'accordo che io ho fatto con Salumaio che se io non, non mi ricoprivo, non chiudevo la posizione entro la fine del mese lui con le sue manone eh, brutali lo faceva d'ufficio e quindi io gli devo dare 200 il giorno dopo ho una piccola una piccola gioia nel vedere i prezzi che ritornano verso i miei prezzi di di, di apertura della posizione, ma infine boom, il terzo giorno di nuovo tornano a 21.200 e io inizio a sentirmi male, vado in depressione. E mi scompare l'appetito sessuale, non mangio, e ho dei dolori di emicrania, non riesco a dormire di notte, divento uno straccio. Quando poi il giorno successivo mi vanno addirittura 21.300, eh, allora inizio a litigare con mia moglie, mi separo e mia moglie scappa di casa e i miei figli dicono, ah eh, papà andremo tutti falliti, eh, scappano dalla nonna eh, perché il papà ha perso tutti i soldi in borsa. cosa succede? allora io in questa situazione qua che, come operatore di borsa qual è il mio sogno? io sono andato short a 21.000 cioè io ho venduto il mio salame a 21.000 i prezzi sono a 21.300 che cosa sogno di notte? qual è? ah, deliberarmi questa posizione che i prezzi tornano a che prezzo? tornano al 21.000 maledetto a cui io ho venduto sono andato short il mio salame è chiaro se tu prendi l'esempio del salame non c'è un momento in cui tu devi rientrare dalla posizione tu non puoi stare aperto sempre tu la posizione la devi chiudere entro la fine del mese il salame l'hai venduto il primo del mese, il secondo del mese, il 5 del mese, il decimo del mese, il 15 del mese, non importa quando hai venduto salame, tu il 30 del mese devi chiudere la posizione, perché facciamo, dobbiamo fare i conti, Salomai vuole i suoi soldi, se tu glieli devi dare, oppure è disposto a pagarti se tu sei inutile, quindi tu alla fine del mese fai i conti. Che cosa io spero che, che succeda qui alla fine del mese? Perché non è ancora arrivato alla fine del mese, perché è passato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giorni. Che cosa vorrei che succedesse? Il più bel regalo che mi può fare la vita? Che i prezzi tornano a 21.000. Allora ragionate, noi siamo in questa parte del grafico, cioè il nostro grafico è un momento in cui è qua. No? noi non sappiamo quello che succede dopo noi sappiamo che stiamo perdendo che siamo in depressione che non dormiamo di notte che abbiamo la gastrite che abbiamo le allucinazioni che la nostra moglie è scappata di casa e i figli si sono chiusi in solaio e non vogliono più uscire okay? noi sogniamo che i prezzi tornino a 21.000 allora io qua sono andato short Ma assieme a me c'erano tanti altri operatori. Che cosa posso presupporre avvenga se e laddove i prezzi tornino a 21.000? Cioè io qui ho venduto, sono short, ho venduto il salame assieme a tanti altri operatori. Se i prezzi tornano a 21.000, sapendo che ci sono tutte queste persone che hanno venduto un salame a 21.000. Cosa mi posso aspettare che succeda a 21.000? Un flusso di ordini di acquisto. Perché ci sono tutti quei poveretti che hanno venduto sui massimi a 21.000 che non vedono l'ora che i prezzi tornino a 21.000 21 per poter chiudere. Ci siamo? Ecco che abbiamo il supporto. 21.000 dice si sì supporto. Appena i prezzi dall'alto verso il basso se i prezzi da 21.300 torneranno a 21.000 a 21.000 troveranno un supporto dato da tutti quegli operatori di borsa che sono andati short a 21.000 quindi il massimo di 21.000 che noi vediamo indicato dalla freccia nel caso i prezzi scendano funge da supporto cioè da punto che sorregge il mercato perché sorregge il mercato perché siccome sono andati short a 21.000, quando i prezzi tornano a 21.000 io mi devo aspettare un flusso di ordini in acquisto. Ok? Guardate un che cosa succede quando i prezzi tornano a 21.000, che i prezzi rimbalzano. Perché? Questo rimbalzo che voi vedete qua è stato dato appunto dagli ordini di acquisto che mano a mano sono scattati non appena le persone sono arrivate a 21.000. Guardate come i prezzi toccano 21.000 e poi rimbalzano a rialzo stesso meccanismo. Che cosa succede su questo massimo? Su questo massimo ci sono delle persone che hanno venduto short ok, perché? Perché si aspettavano che a quel prezzo, per ragioni loro che non stiamo a i prezzi dovessero scendere. Infatti ci hanno preso i prezzi, sono scesi. Il problema è che siccome stavano guadagnando, erano ingorde. Quando i prezzi sono arrivati sul punto di minimo, allora, voi che siete andati short qua, che avete subito a livello psicologico il dolore di perdere soldi, avete subito chiuso. Ma qua si è ripetuto con altri operatori quello che è successo a voi in questa situazione qua. Qualcuno ha venduto, ci ha azzeccato, e, e avidamente è rimasto dentro godendosi il viaggio e ribasso guadagnando. E poi che cosa succede? Succede che improvvisamente i prezzi salgono, vanno in pareggio, tornano a scendere perché fa un mercato, fa una finta, e poi in questa situazione i prezzi esplodono. E voi che avete venduto dove c'è la freccia rossa, avete venduto short, cioè siete andati a ribasso, iniziate a perdere. Emicrania, voglio scappa, depressione perdita dell'appetito sessuale, siete distrutti. Ecco però che il mercato vi dà una speranza. I prezzi scendono, forse è finita, forse vedete la fine della vostra tragedia personale, no? Che cosa succede? Succede che in questa situazione voi siete ancora in perdita perché siete andati short in questa situazione. Ok? Voi non vedete l'ora che i prezzi tornino allo livello a cui voi siete andati short ci siamo è supporto quindi io mi posso aspettare che su questo massimo ci sia una reazione cioè su questa linea rossa che voi vedete qua io mi posso aspettare che se i prezzi tornano là c'è un sacco di gente che dice guarda mai più andrò short sul mercato chiudo la posizione e mi godo la vita cosa fanno i prezzi quando arrivano vicini al supporto magicamente tornano a salire tutti chiudono le posizioni che avevano in perdita e il mercato sale e di nuovo ovviamente che ci sarà dentro? ci sarà dentro quelli che sono andati short là quindi il supporto è quell'area del grafico di solito posizionato rispetto a un massimo precedente o un minimo precedente in cui c'è stata un'inversione nel mercato. Ricordate quando ho fatto l'esempio di Apple e avevo detto che se il titolo fa più 10% con 12 milioni di, di azioni scambiate è un prezzo importante perché significa che il Parlamento degli operatori di borsa in quel giorno ha votato unanimemente mettendo mano al portafoglio, quindi non ha votato eh, diciamo che i soldi degli altri, con i propri soldi mettendo mano nel portafoglio, ha detto Apple deve crescere per quello che io compro a più 10% compro più 10%, più 8%, più 9%, più 7%, più 6%, perché per fare il più 10% significa che c'è uno che ha comprato più 1%, un altro che ha comprato più 2%, un altro che ha comprato più 3%, perché da 0 a, a più 10 gli ha fatti tutti i numeri. Quindi in ognuno di quei numeri c'è qualcuno che dice no, «No, no, io compro, no, no, io compro, no, no, io compro, perché deve salire, deve salire, deve salire ancora, deve salire ancora, deve salire ancora». Deve salire ancora. E anche a più 10% c'è qualcuno che ha comprato dicendo «Io compro più 10% perché de domani deve fare altro più 10%, ok?». Quindi diciamo che quando ci sono queste barre più 10%, meno 10%, o i prezzi segnano un massimo, o i prezzi segnano un minimo, significa che c'è un numero preponderante di persone all'interno del Parlamento della Borsa che ha preso una direzione. In questo caso, per esempio, nei nostri punti di massimo c'è qualcuno che ha deciso che era arrivato il massimo e che è andato short che se i prezzi da quel momento lì sono scesi, è segnato un massimo, significa che erano più i venditori degli acquirenti, vi ripeto il concetto, se c'è un massimo, se vedete sul grafico un massimo, vuol dire che là il rapporto domanda-offerta si è ribaltato, quindi chi ha venduto era in maggior numero rispetto a chi ha comprato. Ci siamo? Se segno un minimo vuol dire che c'è qualcuno che è ha comprato di più di quelli che hanno venduto. Okay? E per quello che sul massimo c'è qualcuno che è andato short, perché ci sarà chi ha venduto perché ha comprato prima, ma c'è anche chi ha venduto perché è andato scoperto, perché ha detto i prezzi hanno fatto il più 10% e adesso devono scendere. Cioè, non ci dobbiamo porre il problema perché e per come. È una votazione. Se c'è un massimo sono più i venditori che gli acquirenti. E tra quei venditori ci sono quelli che hanno venduto una cosa che avevano, ma ci sono anche quelli che hanno venduto un salame che non avevano, perché tanto i conti la fanno a fine del mese. Ci siamo? Quindi voi vedete come non tutti i prezzi sono uguali: i prezzi in corrispondenza dei massimi e dei minimi sono diversi da tutti gli altri prezzi, soprattutto e sono più significativi laddove questi massimi e minimi, minimi siano stati segnati con volumi preponderanti.